Buongiorno a tutti ragazzi, buon sabato, bentornati sul canale delle Ragaie. Iniziamo, vi faccio vedere subito una vitellina nata stamani, guardate che bella. Sei forte, sei. Stupende le vitelline. Per questi aggiornamenti, mi raccomando, seguiteci anche su Instagram. Quotidianamente io su Instagram do aggiornamenti di quello che succede in azienda. Quando nascono delle belle vitelline, faccio sempre dei ballottaggi per la scelta del nome. Quindi seguiteci su Instagram e decidete con noi, prendete parte alla decisione dei nomi, che è molto molto divertente. Stiamo anche sistemando la Budissa. Questa qui è la macchina famosa con cui facciamo i sacconi. Daniele è da inizio settimana che in vista sfalcio degli erbai, ormai siamo arrivati, e se non è la settimana prossima sarà quella dopo. Iniziamo con gli sfalci degli erbai, dei nostri erbai a Tony Vernini, ormai ne abbiamo parlato tante nei video scorsi, e quindi è giusto avere per quell'occasione la macchina pronta ad hoc. Comunque abbiamo già caricato sul canale, per chi si fosse incuriosito, video sulla Budissa, andate a guardarli. Ad ogni modo, sicuramente da qui alla fine stagione gireremo altre cose con la Budissa come protagonista. Passiamo al video di oggi. Un'ultima cosa, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un commento qua sotto, domande, curiosità, qualsiasi cosa, un bel pollice in su. Oggi continuiamo con la preparazione della difesa al caldo estivo. Sono arrivati, fino a me l'avevate già visti in un altro video, sono arrivati i ventilatori. Di questi tipi di ventilatori qui, già ne abbiamo, la nostra stalla è divisa in tre gruppi: primo gruppo, secondo gruppo e terzo gruppo, per quanto riguarda le mucche in mungitura. Abbiamo già noi acquistato ventilatori di questo modello per primo e secondo gruppo, ci siamo trovati bene. Quest'anno, altro piccolo investimento, sapete, funziona un po' così, non è che da un anno a un altro uno può rivoluzionare l'azienda. E le aziende zootecniche ti danno un margine di investimento che è ridotto, sarebbe nullo, però diciamo che noi abbiamo tanta passione, un pochino continuiamo a investire tutti gli anni, quindi un altro piccolo step, un altro piccolo tassello, la ventilazione nel terzo gruppo. Molto rapidamente adesso li spacchettiamo, li prepariamo, perché sicuramente gli mancano le griglie di sicurezza e ci sarà da metterli, magari da preparare le catene moschettoni. Insomma, impostiamo un pochino al lavoro quello che si può fare qua, poi con l'aiuto di Salvatore li montiamo in stalla, dopodiché dovremo aspettare l'elettricista che nei prossimi giorni venga e porti corrente ai ventilatori. Per finire poi vi spiego come funziona la centralizzazione di questi ventilatori. Fanno tutti riferimento a una centralina che ha impostato l'orario in base alle temperature, in base all'umidità, partono, si spengono, vi faccio vedere dopo. Spacchettiamo! Allora, qua ci sono catena e moschettone. Questi servono per attaccare i ventilatori ai travi del soffitto. Allora guardiamo cosa c'è in quest'altra scatola. Ecco qua. Questi qui servono, mi ero completamente dimenticato di averli ordinati, servono per l'irrigazione, perché nel terzo gruppo quest'anno, oltre che a montare i ventilatori, monteremo l'irrigazione. Questo qui è un sistema per bagnare le mucche mentre mangiano. Non so se si è capito il livello di goduria assoluta, cioè queste mucche qua, mentre mangiano, che tendenzialmente è una gran goduria già di per sé, l'estate, al fresco, del vento, c'hanno pure qualcosa che gli fa una doccia. Cioè gli manca veramente solo il massaggio. Ecco. Quello che hanno fatto molto semplicemente per poterli impilare, che fossero stabili, non hanno messo la griglia di sicurezza, ce l'hanno data a parte. Noi dobbiamo semplicemente staccare un ventilatore alla volta.
mettere la griglia e infascettarla. Vedete, c'è un foro, a ogni foro corrisponde l'angolo della griglia e si applica una fascetta, come è già stato fatto di qua, molto velocemente. Poi direi che si può andare direttamente e installa questa parete qui, vedete, forata, serve proprio per poter attaccare il moschettone che terrà unito il ventilatore ai travi della stalla. Allora, i ventilatori sono preparati. Prima di andare a montarli però dobbiamo andare a toglierne due che già ci sono, storici, però sono molto vecchi e non fanno quel movimento di aria che serve a noi. Quindi andiamo in stalla col merlo, mi aiuterà Valerio perché Salvatore deve fare i piedi alle mucche. E tiriamo giù questi due vecchi e poi torneremo a montare i quattro nuovi. Sarà un video un po' rumoroso, ma abbiamo già acceso la ventilazione che avevamo nel primo e nel secondo gruppo, vedete? Quello che ci manca invece è qua. Ci sono solo questi, ma sono vecchi e vanno tolti. So già che ve lo chiederete in centinaia, questi pallini viola che vedete nel muso alle mucche. Tranquilli, non è niente di grave, è un colorante apposta per gli animali che, avendo in settimana vaccinato, e ogni volta per non confondersi e fare il vaccino a più mucche differenti, le coloriamo quelle vaccinate, così distinguiamo quelle che dobbiamo ancora fare. Bisogna ricordarci, sì, anche di staccare la corrente, vero? Se no ce la strappiamo via. Questo lo avvolgiamo e dove attaccheremo il nuovo ventilatore. Portiamo i due staccati vecchi in officina, così quando verrà l'elettricista cerchiamo di capire anche perché questi due qui non andavano, e carichiamo i nuovi. Facciamo due alla volta, ovviamente. La cosa più divertente è trovare il capo della catena. Bene, finito, montato quattro ventilatori allineati. Adesso non possiamo mandarli, ovviamente, abbiamo detto già 100 volte, dobbiamo aspettare l'intervento dell'elettricista. Comunque possiamo far finta che siano questi, che funzionano, vi faccio vedere la centralina. Mentre andiamo verso la centralina vi faccio vedere qual è l'obiettivo del finale del nostro raffrescamento, che è composto da vento, che abbiamo montato oggi, e da acqua, che vi farò vedere in un prossimo video. La combinazione delle due, il vento e l'acqua, è il cuore della nostra idea di raffrescamento dell'animale. Acqua, vento, acqua, vento, acqua, vento, abbassa la temperatura corporea della mucca dandole un benessere enorme. E ne parliamo comunque nel prossimo video, nello specifico, però vi faccio vedere intanto. Adesso siamo in sala di attesa, che è la zona dove le mucche aspettano di entrare a turno all'interno della mungitura, essere munte e ritornare nel loro gruppo. Vi ho spoilerato quale sarà la tematica del prossimo video, ma non sarà il video di sabato prossimo, perché devono ancora arrivarmi degli ugelli, quindi ancora non ho finito di montare questo sistema, quindi il video devo ancora girarlo. Boh, adesso entriamo in una stanza con un po' di ragnatele, non vi spaventate, è dove ci sono. Da una parte vedete il radiatore, ve lo faccio vedere,
Questo qui è il radiatore che, con il quale raffreddiamo il frigo, dove sta il latte ovviamente. Il latte esce dalla mammella che è a 37 gradi, ma si deve conservare a 3.6 gradi. Allora queste super ventole si occupano del raffreddamento della cisterna. E qui invece è dove abbiamo la centralina del nostro sistema di raffrescamento, che appunto vi diceva la combinazione di acqua e vento. Allora l'acqua arriva direttamente dal pozzo, passa all'interno di queste due scatole, sono delle scatole magiche, non statemi a chiedere altro, servono a rivitalizzare l'acqua, ad ogni modo faremo un video dedicato. Dopodiché, sempre lungo questa parete, si divide e attraverso le tre elettrovalvole danno acqua al primo gruppo, al secondo gruppo e alla sala di attesa. Questo qui è il computerino della centralina, vedete, divide la mia stalla in 6 settori. Io ho diviso tutti i ventilatori della stalla in 6 settori. Il primo settore, oggi noi abbiamo montato i ventilatori al settore numero 4. Il settore 1 dà vento in sala di attesa. Queste qui sono le cuccette del primo gruppo, cuccette del secondo gruppo, alimentazione terzo gruppo, alimentazione primo gruppo, alimentazione secondo gruppo. Quando c'è la gocciolina è perché in questo settore, in questo momento, stava dando acqua. All'interno del settore quindi mi viene detto qual è in questo momento il THI misurato. THI significa Temperature Humidity Indicator, quindi è un logaritmo che ti calcola la sommatoria di temperatura e umidità. È a 71 in questo momento. Io ho impostato che i ventilatori mi devono partire quando siamo sopra i 70. Quindi in questo momento i ventilatori vanno. Dopodiché io su set timer posso dirgli fateli andare solo dall'1 alle 3, eccetera, eccetera. Dato che io la ventilazione nel periodo estivo la voglio tutto il giorno, gli ho messo che debba andare da mezzanotte alle 11.59. Quindi sta accesa 24 ore su 24. Vi dico le ultime due parole sulla scelta dei ventilatori. Voglio un pochino mettere le mani avanti. E sono consapevole che esistono tanti tipi di ventilatori e ventilatori migliori dei miei. Stalle sicuramente migliori delle nostre in questo momento adottano ventilatori di due tipi. Intanto non a turbina come il nostro con un motorino al centro, bensì le pale, delle grosse pale come ci sono negli hotel o negli appartamenti. Riescono ad avere un movimento di aria maggiore, più uniformemente, soprattutto sono silenziosi. O in alternativa esistono turbine, anche quelle però silenziose. Perché noi abbiamo scelto questi ventilatori qui? Allora, prima di tutto, perché la turbina e non le pale, le grosse pale? Perché vedete alle mie spalle la nostra stalla ha i tetti bassi e soprattutto ha tantissime colonne. Vedete o no? È una foresta di colonne. Non c'è lo spazio fisico per dei grandi ventilatori. Ecco che la turbina invece riesco a incastrarla negli angolini e riesce a starci. Perché ventilatori rumorosi invece che ventilatori silenziosi? È semplice, i ventilatori rumorosi costano molto molto meno. Quindi, fatte le dovute scelte, abbiamo preferito ventilare le mucche piuttosto che tenerle, sì, senza rumore, ma a caldo a schioppo. L'estate il caldo in Maremma è insopportabile, vanno per forza, bisogna per forza intervenire, quindi convivono le mucche con un pochino di rumore, come ci conviviamo noi che qua tutti i giorni lavoriamo e ce ne facciamo una ragione, dopo un po' t'abitui, però abbiamo il fresco che è il nostro obiettivo. Ottimo, direi che con il video di oggi abbiamo terminato, spero che sia stato piacevole, un video breve, piacevole, la parola giusta per questo video, piacevole, ci vediamo sabato prossimo, buona settimana a tutti.